È l'ex sindaco di Casarano Gianni Stefano ad aver preso il posto del consigliere dimissionario Gianni Ferrari ed è già sorprendentemente polemica. Peraltro, l'attuale sindaco Ottavio Denunzio era il vice di Stefano prima di dimettersi per partecipare confitto alle regionali del 2020. Prendendo la parola, dopo aver puntualizzato la motivazione del suo ritardo in consiglio, specificando che la porta d'ingresso era stranamente chiusa mentre in corso il consiglio comunale, Stefano ha poi criticato il lavoro fin qui svolto da Denuzzo. Un esempio su tutti, dice: non è possibile che un argomento così sentito, così vissuto sulla carne dei cittadini, riferendosi alla questione dell'ospedale Ferrari, non sia nelle attività dell'amministrazione cittadina, annunciando poi una prima iniziativa politica. Devo confessare che non poche sono state le delusioni e non pochi sono stati i momenti in cui non ho condiviso alcune scelte politiche di questa amministrazione. Ho notato molto spesso l'assenza dell'amministrazione su temi importanti, e mi riferisco alla questione ospedale di Casarano, non sia nelle linee programmatiche, non sia nelle attività di un'amministrazione cittadina. Per questo, come Fratelli d'Italia, presenteremo una mozione per l'istituzione di una commissione consiliare e di un organismo civico. Pianificare per riappropriarci di questa battaglia nei confronti della regione che da ormai molti anni ha condannato al declino non solo l'ospedale, ma un intero territorio di riferimento.